Tribù Rossonera, buon pomeriggio e buon 26 di febbraio 2022. Rieccomi qui con le top 3 news bomba di oggi. Iniziamo dal podio al terzo posto, Vieri alla Bobo TV. Sarri non può dire certe cose. L'ex attaccante di Juve, Inter, Milan, Atletico Madrid, Lazio stessa, vuole dire la sua sulle dichiarazioni rilasciate da Maurizio Sarri nel post-eliminazione dall'Europa League dei Biancocelesti contro il Porto. E dice: Sarri ha detto che ora finalmente si possono allenare. E Vieri continua dicendo: non le voglio sentire queste cazzate, allora vai ad allenare in Serie B o Serie C. La Lazio deve fare Champions o Europa League ogni anno. Non si possono dire queste parole. Seconda posizione: Beckham e l'Inter Miami puntano Messi. Se lascia il PSG c'è una possibilità. Ebbene sì, le dichiarazioni di Higuaín in conferenza stampa hanno rilasciato l'idea di un arrivo di Lionel Messi all'Inter Miami. Jorge Mas e David Beckham, due dei comproprietari del club, sognano in grande. Si parla già di un arrivo di Sergio Busquets a partire dal 2023. Ma non è finita qui. Se Beckham si è dimostrato più cauto, Mas non ha trattenuto l'entusiasmo. Messi è uno dei migliori giocatori al mondo. La nostra intenzione è di portarlo all'Inter Miami nel caso in cui lasciasse il PSG, Paris Saint-Germain, chiaramente. Se può succedere veramente, noi stiamo spingendo affinché accada. Io sono ottimista di natura, c'è una possibilità, riporta il Miami Herald. E in prima posizione, notizia di oggi, caso plusvalenze, la procura FIGC apre un'indagine anche sull'Inter. Ebbene sì, la procura FIGC ha aperto un altro filone di indagine sul tema delle plusvalenze legate all'inchiesta della procura di Milano sulle plusvalenze dell'Inter. L'indagine della procura di Milano sul club nerazzurro riguarda gli accertamenti su plusvalenze relative a due annualità, 2017-18 e 2018-19. I nerazzurri hanno incassato circa 90 milioni di euro dal mercato in plusvalenze nei bilanci 2017-18 e 2018-19, quelli su cui la procura ha aperto una indagine nei confronti di ignoti, con l'ipotesi di reato che riguarda il delitto di false comunicazioni sociali. Nessuno è stato al momento iscritto nel registro degli indagati e, nonostante l'Inter ritenga di aver redatto il proprio bilancio nel rispetto dei principi contabili e nessun giocatore o dirigente dell'Inter sia accusato di alcun illecito, non siamo in grado di formulare in questa fase aspettative sull'esito di tali indagini, ha spiegato l'Inter relativamente all'indagine della Procura di Milano. Queste sono le top 3 notizie. Mi raccomando, continuiamo con le iscrizioni al canale, un bel pollicione all'insù, e noi ci rivediamo a un prossimo appuntamento qui sul canale della Tribù Rossonera. Ciao!